vedrà stanza allagata, l'uomo pensa adesso l'acqua, per il peso l'acqua sfonderà il pavimento, che il pavimento della mia stanza è il soffitto della stanza del piano di sotto. La presenza del prodotto della ricerca nella nostra società è molto molto più presente ed evidente di quanto non ci rendiamo comunemente, dai materiali che utilizziamo tutti i giorni, le medicine che utilizziamo tutti i giorni. Ricerca non è una persona col camice bianco che passa le giornate a guardare se cambia di colore una provetta. Ricerca è salute delle persone, ma anche motore economico per il paese. Fare ricerca rende. Che ogni questo... anno il 31 dicembre si potrebbero dire guarda sì, non possiamo assolutamente sì e vediamo che escono notizie di tagli eccetera che possono riguardare anche noi. Io faccio parte di sei persone in ginecologia, sei ginecologi che sono con contratto a tempo determinato su 18, siamo assolutamente necessari perché se mai dovessimo andare via il reparto, la piccola realtà che io vivo non avrebbe possibilità di proseguire. I nostri colleghi vanno all'estero, soprattutto i più giovani adesso, a cercare lavoro, ma molti ne sono andati da sempre. Questo volendo è anche fisiologico, è anche giusto, ma non ci sono altrettanti colleghi dall'estero che vengono in Italia. Credo che davvero la nostra sanità debba fare un passo in avanti e debba davvero diventare una sanità che investe soprattutto sul pubblico, che separa il pubblico dal privato e che elimina quella inaccettabile ingiustizia delle liste di attesa, per cui se uno ha i soldi e un nodulo alla mammella in 3 giorni va e fa l'ecografia, se uno i soldi non ce l'ha aspetta anche 6 mesi.